cazzo è? Ma come devi permettere? Ma che è? Datte una garmata. Salve. Boh. Che salve. Imbecille. Ciao, allora ciao, buongiorno, buongiorno. Oggi sono veramente incazzata perché questa giornata sta andando una m***a, va bene? Cioè niente sta andando come dovrebbe andare. Ok. Questa è solamente una breve introduzione per questo video che sarà un vlog. Scusatemi, sono un fantasma, sono una cessa perché sono struccata, ho i capelli bagnati e queste mollettine sexy in testa. Mi rendo conto, però ho veramente i minuti contati, perciò è un tipo un finto mi preparo con voi. Allora, che cosa vi volevo dire? Sì, ciao motorini, ciao a tutti. Questa donna è pazza. Ci ho messo 2 ore per trovare questa maglietta bianca, che è solo una semplice maglietta bianca, voi direte. Siccome mio padre ha 55 magliette bianche della sua taglia, perché ha una marea di magliette della salute, butta tutto nel mischione e quindi non si capisce più niente. La mia povera magliettina simpatica che mi piace tanto non la trovo mai. Ok, quindi ci ho messo 6 anni a trovarla, perché non si sapeva se era nella roba sporca mia, se era nella roba sporca sua, perché se era nella lavatrice, se era stesa, se era tra la roba da stirare nell'armadio, o forse nella roba da stirare sopra la tavola da stiro. Calmati adesso. E poi ho rischiato seriamente di uscire con la maglia con l'orsetto dell'amore. L'orsetto dell'amore no. No. Poi, purtroppo, cos'è? Ho perso il cavo che collega la reflex al computer, così io non posso vedere l'anteprima di quello che sto girando, perciò potrei essere fuori fuoco, la registrazione si potrebbe interrompere da un momento all'altro, perché sono una deficiente. Sì, e come tale non trovo più questo cazzo di cavo. Dove l'ho messo non si sa. Ah, direi che l'ha presa piuttosto bene. Vabbè, oggi è una giornata, guarda. E che dirvi? Allora, adesso mi do una calmata e oggi vi porto con me. No! Sì, praticamente io adesso mi sto preparando per raggiungere la mia amica Ilaria, che conoscerete sicuramente se avete visto il video sulla fidanzata di merda. Ciao, io sono felicemente fidanzato, uscite dalla mia vita. Grazie. Arrivederci, favore così! Aiutami, Dio mio, aiutami! O anche il video della settimana scorsa, la sfida bendata. Perché non è solo farina, bensì farina e... acqua. Roma! Sto andando a prendere quindi la mia amica Ilaria, perché oggi lei mi accompagnerà per fare il... scusami... location scouting. Me coglioni. Cioè praticamente andare a vedere le location del videoclip Il Mago di Oz. Allora, sicuramente tantissimi di voi già lo sapranno. Per chi non lo sapesse, Il Mago di Oz è il secondo videoclip che sto girando della serie di videoclip sulle favole. Invece, se volete vedere il primo, che è già stato girato, montato eccetera eccetera, che è Cappuccetto Rosso, lo so che lo sapete, vi tormento con Cappuccetto Rosso, trovate il link alla fine di questo video. E sti cazzi! Sì. Mamma mia, un cesso volante sono, incredibile, un vero battello a vapore. Io se parlo poi non riesco a... cioè capito, mi perdo i pezzi. Quindi oggi andiamo a fare queste location scouting. Dove? In campagna, perché io Il Mago di Oz lo voglio girare in campagna. Brava! Sì, io e Ilaria in campagna... la vedo dura. Va bene, io mi finisco di dare così una stuccatina veloce, diciamo. E poi andiamo a prendere l'area lavoro e dritti a fare il location scouting. Sì. Praticamente, cioè, adesso noi dobbiamo andare a fare questi sopralluoghi, però in realtà stiamo andando da Burger King. Cosa? Perché scemo fame. Io voglio il gelato. Dai. Cioè, a Roma ci saranno 50 gradi, tipo. Grazie. Qua te ne assaggio pure. Che dolce. Vai in diretta. Schifi perché la mia saliva. No, tranquilla. Adesso lo butto. Adesso stiamo aspettando le patatine, però ragazzi, io te lo dico, voglio una di peperone. Sugli altri tavoli ci sono dei peperoni di cartone. Io entro a fine di questo pranzo. Ecco le corone. Oh mio Dio. Ciao.
Ok, ci stiamo addentrando nella campagna. Davanti, da qualche parte c'è tipo un trattore. Oh mio Dio! Reperti archeologici. Non lo so, dopo aver visto quella macchina distrutta in mezzo alla campagna, può darsi che ci stiamo per addentrare in qualcosa tipo le colline hanno gli occhi. Non aprite quella porta. C'è un trattore da... No, Ilaria, questo ti... Ma stai scherzando? No, Ilaria, no, sono seria. Ho tanta paura. No, sono seria. Oh mio Dio. Oh mio Dio, abbiamo superato il trattore. Moriremo tutti. Bene, abbiamo superato anche questa esperienza del trattore. Adesso cerchiamo di capire se c'è una zona dove possiamo lasciare la macchina e farci un giro a piedi. Oh, a pieni polmoni di questo odore fantastico. Puzzo di campo esterno. Guarda che cavalli. Sono concentrata a non finire in un fossato. Certo, mi rendo conto. Insomma, siamo scese dalla macchina, stiamo camminando nella campagna aperta. Delle campagne. Sto per vedere. Sì, stiamo per ammucchiare sul pavimento. Perché no? Adesso cerchiamo ispirazione. Ispirazione, stiamo cercando una zona campagnuola che sia tranquilla, dove possiamo girare. Piena di sterco. Insomma, piena di sterco, sì. Tu sei italiana, sì, la merda. Io continuo a dire che questo canale penso che sia apprezzato soprattutto per la nostra ironia. Cacca picchio! Ci una macchina. Sterco tanto sterco. Più ne è meglio è. Non è vero, io non la voglio la merda. E quindi, cioè, io se ti viene in mente, seriamente mi devo fare amore de mamma. Suggeriteci magari delle zone di Roma che possiamo visitare. Cioè, che possiamo visitare per Ricchi Premi e Cotillon. Scegliere Cotillon. Senti, mi hai rotto i Cotillon, io te lo dico. Non lo so, io sto cercando di dare un messaggio importante. E che due coglioni. Siamo un po' provate perché. Oddio. Perché è veramente faticoso. Noi siamo bestie di città. Vabbè, infatti, i glutei. Facciamo i glutei che ci stanno. Rassodando. Comunque è pieno di insetti. Cioè ci sono tipo grillette. Le grillette. Dette anche cavilli. Che sarebbero grilli barra cavallette. Vedete, è passato appena un verme volante vicino all'obiettivo. Guarda mo, guarda come te meno, guarda Guarda come va a finire sta storia. Ciao. Salve. Dovreste vedere una marea di pecore alle nostre spalle. Non so se le sto inquadrando. E se ci ruotiamo un po' di qua, c'è altre pecore. Tanti laggiù di pecore. È non vero. So se si vedono però. È vero. Ce n'era una che ci fissava. Tanto. Tanto. Ci ha molto inquietato. Sì. Infatti. Cioè noi camminavamo, tutte le altre pascolavano e lei ci guardava così. E noi ci spostavamo e lei ci seguiva con lo sguardo. Proprio così. Sì, secondo me era Satana. Faccio tipo la scena delle nostre due ombre che si vedono tipo. Ta-da-da-da. Ta-da. Posso?